pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci di nuovo insieme, siamo ormai quasi in estate, il clima è più o meno quello, sicuramente quello dello spirito, anche grazie a un ritorno alla normalità dopo 2 anni e mezzo di pandemia e restrizioni. E allora ecco che anche la nostra musica torna ad essere più spesso estiva, oggi sicuramente con un brano intitolato Sere d'Agosto, che dà anche il titolo a un album raccolta di brani musicali della cantautrice italiana Giuni Russo. Per parlarne sincronizziamo la nostra macchina virtuale del tempo della musica al 1987, dunque a 35 anni fa. L'album conteneva 6 brani precedentemente inseriti nel disco Vox del 1983 e 7 tratti da Mediterranea dell'84, e Sere d'Agosto ne era la seconda traccia. Ha un ritmo quasi sincopato, ma sempre in linea con le sonorità degli anni 80, anche un po' italo dance. Tra l'altro non è certo l'unica canzone che l'artista ha dedicato al mare, all'estate. Basti pensare a Un'estate al mare, stile balneare, intonate così tante volte, e che ci ricordano quella voce potente, coi capelli dal taglio corto che erano tipici di Giuni Russo, non certo una meteora, anche se a volte viene percepita così. D'altro canto, ci ha lasciati nel 2004, lei che era classe 1951, dunque all'età di appena 53 anni, ma è stata appunto una delle voci più potenti d'Italia e una pioniera, se non l'unica esponente del pop vocale italiano più ambiguo, cioè Italian Folgorati. A sottolineare che la Russo è stata innanzitutto la voce, e si occupa proprio di Vox, il suo secondo album del 1983, che esce poco dopo il famigerato successone di Un'estate al mare e dopo il capolavoro Energie. Come spesso accade nelle sue canzoni, l'apparente spensieratezza dei ritornelli distrae da una serie di messaggi più o meno ambigui, ma che in realtà non sono nascosti e spesso sono anche espliciti, qualcosa di davvero scomodo in quelle che appaiono come delle canzoncine estive per tutte le età. A scoprirla e valorizzarla, va ricordato, ci pensò la ben attenta Caterina Caselli, che intuì il potenziale e cercò di in qualche maniera costringerla a sfornare singoli estivi senza però rispettare l'artista, che voleva invece un nuovo tipo di approccio. La Caselli acconsentì per tenersela buona, proprio visto il potenziale commerciale, ma di contro si vendicò, secondo molti critici, con una sorta di sabotaggio un po' calcolato ogni qualvolta Giuni Russo cercava, come dire, di ribellarsi. La guerra iniziò in maniera vera e propria dopo la pubblicazione di Vox. Infatti la Caselli si dichiarò per ovvi motivi contrari all'uscita del disco. Nello stesso modo però Giuni Russo, nonostante le idee radicali, in qualche maniera strizzò ancora l'occhio ai temi balneari per fare un po' tacere, no, Caterina Caselli, che nel frattempo gli aveva estorto un contratto quinquennale con la sua CGD, in pratica la blindò. Ma come in Big Bang Bang, lato B di Un'estate al mare, pieno di riflessioni esoteriche firmate dall'allievo di Gurdjieff Tommaso Tramonti, ecco che Giuni Russo continuò in qualche maniera a creare, come dire, il panico, ecco, tra i produttori, e in qualche maniera ha anche continuato a farlo per il resto della carriera, seppure non così longeva come per altri artisti coetanei, e per altri motivi naturalmente non strettamente musicali. Noi vorremmo oggi ricordarla proprio in musica, in modo spensierato, e per questo vi dedichiamo queste Sere d'Agosto.